a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xure e oggi ragazzi parliamo ancora di Fortnite Mobile, la versione quindi per dispositivi anche Android. Abbiamo ragazzi ho trovato delle nuove informazioni che potrebbero essere molto di grande aiuto per voi che avete dei cellulari che non hanno nel loro sistema operativo Android. Sappiamo bene ragazzi che Fortnite Mobile è stato ed è tuttora veramente un successo globale, un qualcosa che non si era mai visto come lancio su dispositivi mobili, una roba tipo 15 milioni di download attuali con un introito pari ai 50 milioni di dollari. Diciamo che quello che è accaduto con il download di Fortnite per i possessori di iOS è stato veramente un incentivo forte per gli sviluppatori del team di Epic Games nel darsi, diciamo, una sbrigata e far uscire anche il nostro Fortnite per i possessori di Android. Purtroppo ragazzi ancora non abbiamo una data ufficiale di uscita di Fortnite per Android, ma sappiamo comunque che dovrebbe aggirarsi intorno a giugno luglio, diciamo in concomitanza, come avevamo già spiegato un mese fa, con l'evento di Google che si tiene in America, dove verrà anche proposto il nuovo sistema Android. Questo ragazzi non ci è ancora stato detto se noi che possediamo gli Android 6.0 come sistemi operativi, che fossero il KitKat, il Marshmallow o quello che volete voi, potremmo fare un upgrade. Sembrerebbe di sì. Comunque ragazzi, io oggi ho una lista di altri dispositivi che attualmente supportano Fortnite Mobile, e ve la voglio dire in modo da mettervi belli comodi e tranquilli, sperando che qualcuno di voi possa finalmente scaricarlo, perché dice: "Orco Giuda, c'ho il telefono e non lo sapevo". Allora, nuovi dispositivi compatibili con Fortnite Mobile: Google Pixel 2/XL, Huawei Mate 10 Pro e Lite, Huawei Mate 9/Pro, quindi chi ha il 9 e chi ha il Pro, Huawei P10, P10 Plus e P10 Lite, Huawei P9 e P9 Lite, Huawei P8 Lite, ma solo del 2017, LG G6, LG V30 e V30 più, Motorola. Qualcuno mi ha chiesto: "Ma il Motorola?" Sì, Motorola Moto E 4 Plus, Motorola Moto G5, G5 Plus, G5S, Motorola Moto Z2 Play, Nokia 6, Razer Phone. Chi mi ha chiesto i cellulari della Razer? Sì, Samsung Galaxy A5 del 2017, Samsung Galaxy A7 sempre del 2017, Samsung Galaxy J7 Primo Pro e del 2017, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy ON7 del 2016, quindi ragazzi anche dispositivi che hanno 2 anni già dalla loro uscita possono essere compatibili con Fortnite Mobile. Samsung Galaxy S9 e S9 Plus,
Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, poi attenzione Sony Xperia XA1, oppure Sony Xperia Ultra, oppure la versione Plus, Sony Xperia XZ, XZS e KZ1, o è una X, non lo so. Per il momento questi sono i nuovi dispositivi compatibili con Fortnite Mobile. Non sappiamo purtroppo ancora niente di quello che possa essere quello dei dispositivi che possono montare Android e quindi siano compatibili, ma io vi do un consiglio. Siccome voi sarete sicuramente più aggiornati anche proprio in tempo reale delle notizie che girano sul web, se dovete andare ad acquistare un nuovo cellulare, ragazzi, guardate il sistema operativo. Siate certi prima di acquistarlo che supporti la nuova versione di Android 7.1.1. Così sarete praticamente certi che Fortnite Mobile potrà girare anche sui vostri dispositivi. Beh ragazzi, questo era proprio un video aggiornamento per cercare di dare un po' di conforto a tutti coloro che mi chiedevano: allora, quando, quale cellulare? Ecco, questo ragazzi è quello che ho scoperto anche io. Vi ricordo ragazzi però di rimanere aggiornati mettendo un bel like e iscrivendovi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!